nostra vita da morta che è può diventare una vita che parla del Signore. Ci ha ricordato il nostro prevosto Don Gianluca: la spina non fiorisce tutti gli anni, perché in fondo vuole lasciare il posto a noi, che ogni giorno possiamo rifiorire se accogliamo la grazia del Signore. Perché, tanti mi chiedono durante questo periodo, mi hanno detto perché torna ad essere velato. Quello di velare le reliquie più preziose è un segno che la Chiesa da sempre custodisce. Questo perché? Perché vengono ritenute le reliquie più importanti, quelle che invece sono ritenute non autentiche, che sono solo un ricordo o comunque che non hanno un valore grande, allora sono sempre disponibili. E io ritengo che giustamente i nostri padri hanno ritenuto la reliquia della Sacra Spina una reliquia importante, non come tutte le altre. Ci sono delle reliquie che per noi sono persone, come la Sacra Spina. Sono vive, vivono quello che viviamo noi, vivono con le nostre paure, vivono con le nostre preghiere, delle nostre preghiere, vivono delle nostre sofferenze. Non sono solo un oggetto, non sono un posacenere, un soprannuovo, sono parte di noi stessi. Oggi, ieri e ci auguriamo domani.